Certo che è proprio una giornata fiacca. Va tutto a rilento oggi. Beh, a volte può essere bello rallentare. Così almeno abbiamo un po' di tempo per riposarci, rilassarci, goderci la natura. Oppure l'aroma del tè. Ciao, come va, Speedster? Oh, bene! Si farà tutto più movimentato adesso. Beh, dove sei stata di bello? Ho gareggiato nel Glitter Grand Prix. Sono arrivata seconda dopo Galaxy Girl sul suo Hovercraft. Ovviamente, per me il suo veicolo doveva venire squalificato. Hai tempo per un frullato? E per altri racconti della tua gara di macchine? Sono venuta per questo. Mi trovavo lì vicino al traguardo, pronta ad affrontare la quarta curva mentre il sole era alto nel cielo. Ero in testa alla gara, sicura di vincere, quando a fianco a me è comparsa Galaxy Girl. La luce riflessa dai suoi occhiali mi ha accecata prima del tratto finale. Non ho visto altro che la bandiera a scacchi e i paraurti di Galaxy Girl di fronte a me. Accidenti! Però almeno sono salita sul podio e ho vinto la coccarda per il secondo posto. Beh, sarò più fortunata la prossima volta. Non riesco proprio a immaginare di essere al tuo posto. Direi che le gare automobilistiche non fanno affatto per me. Oh? Pronto? State registrando e vi servo in studio? E ancora non mi avete vista gareggiare! Andare. No, resta! Raccontaci altre storie! Voi due non vi stancate mai di sentire storie? Anzi, diciamo che non vi stancate mai e basta. Grazie per essere venuta, Speedster! Ehi! Ma quella non è Galaxy Girl! No, mi dispiace, ti sbagli. Ciao! Oh? E voi che cosa ci fate qui? Vogliamo gareggiare e vincere come te. Siete delle passeggere clandestine, eh? Beh, se significa destinate alla vittoria, allora sì. Noi vogliamo partecipare a una gara, insieme a te. Mi fa piacere, ma non è facile organizzarne una. Per favore. Noi non torniamo a casa finché non ci stancheremo con una bella avventura in macchina! E se invece vi stancassi con una bella gitarella? Beh, non è proprio la stessa cosa. Però mi piace l'idea di una gita, quindi ci stiamo! E adesso? Di sicuro vi siete stancate. È ora di gareggiare, no? Oh no. Chiaramente sono l'unica qui a essere esausta. Però forse potrei aver avuto un'idea. Potete aprire gli occhi. È l'ora della gara! Ma noi volevamo un'auto vera. Ma lo è. Solo che userete i vostri piedi. Dovete fare il giro dell'intero isolato, mie care concorrenti, ai posti di partenza! Tre, due, uno!
Probabilmente ora sono più elettrizzate che mai. No, secondo me invece...